ringrazio perché lo scopo di questa cena è quello di farvi conoscere come persone ai cittadini lodigiani che dovranno votare. Non guardarmi così perché... Oh, io... che vedo che... cioè già sono credibile quando cominciano così. Che dovranno conoscervi, quindi non vi farò nessuna domanda di politica. Ci penserà il direttore a Pallavera più tardi a farvi le domande giuste per farvi andare la cena di traverso. Detto questo, vi eravate già andati a cena insieme voi? Avete mai cenato tra di voi? Beh, no, con qualcuno con Sara sì. E con Massimo sì. Com'è? Diciamo con la signora. Sì. Grazie. Posso consigliare. Io sono nuovo per la politica, sì, non ho mai cenato. Tra di notte una cena, allora. Sei magrissimo. Grazie. Occhio Isacco, che c'è in giro tuo padre, cercati la capra. Grazie. Per il momento è scappato. Quindi io ho un po' di domande da farvi per farvi conoscere un po' chi siete i cittadini. Quindi potete cominciare a mangiare, però non ve le grazie. Faccio vedere. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Grazie. Intanto che rapporto avete con il cibo? È indispensabile, mangio sempre 3 volte al giorno, ma non faccio follie per il cibo. Però non salto mai i pasti. Qualcuno di voi sa cucinare? Sì. Sì? Ma hai imparato da Grillo o? No, ho imparato da solo. Prima ancora che Grillo si impossessasse della mia mente. Beh, finché si impossessa della mente. Esatto. Scotti? Dimmi. Sai cucinare? No. Mangiare sì? Sì, volentieri. Beh, un ingegnere che non sa cucinare, però insomma un po'. Trovo comodo trovare pronto. Ho capito. Io sono esperto di pasta asciutta. In particolare la pasta al pesto è la mia. Ma perché hai origini genovesi? No, ho una fissazione. Sei fissato per il basilico e i pinoli. Esatto. Io sono maestro di risotto con lo zafferano. Ho sfidato anche Gualtiero Marchesi su pistilli di zafferano e foglia d'oro. Ammazza, controllate il mio sito internet. La foglia d'oro Facebook. Vista. È in Facebook. Ma secondo voi la pasta è di destra, di sinistra o è civica? La pasta è civica. Del popolo. Rappresenta il civico. La pasta è immigrata perché gli spaghetti vengono dai cinesi. Ho capito. Ammazzate qua. E grazie. Come molta della cucina tipicamente italiana, grazie. Se noi pensiamo al pomodoro e alla mozzarella di bufala, che sono gli due emblemi sopra la pizza della cucina italiana, le bufale le ha portate Marco Polo, e poi i pomodori le ha portati Cristoforo Colombo. Di bufale in mezzo ai politici se ne sentono tante, però non sono mozzarelle, però vabbè. Sai perché si dice bufala? No, però come l'impressione che me lo stai per dire. Perché una volta la carne di bufala valeva meno e il macellaio che vendeva la bufala stava vendendo qualcosa di scarsa qualità, quindi ti stava rifilando una fregatura. Secondo voi sta prendendo dei voti dopo questa battuta? O? Cerca di prenderli, ma credo non ci riesca. Ah, ho capito, no. Perché tu in cambio dirai adesso qualcosa di... L'ha riconosciuto, ecco. Adesso al di là della diversità politica e tutto... Cioè stai già barattando i voti in un eventuale ballottaggio? Io sono per la sincerità. E quello che devo riconoscere lo riconosco. Poi politicamente... Quello che dice sull'ICR non mi piace, però insomma Non si è perfetti, nessuno è perfetto. Dicevi Sara? Una persona molto piacevole, è dietro di lui che non va bene, che non è molto piacevole. Dietro di lui per adesso c'è un'oca, quindi Non faccio similitudini. Invece secondo voi il cittadino lodigiano che piatto è? Se doveste paragonare il cittadino lodigiano, quello che vi voterà ad un piatto? La tripa, per tradizione la tripa è il massimo a Lodi. C'è da scegliere. Io preferisco tutte e tre. Intanto per non sbagliare. Tu cosa dici? Per me la tortonia. La tortionata. Tortionata. Tu mangi, non dici niente stasera? Con la bocca piena non si parla. Cosa solo lodigiana è proprio questa, la raspadura. 20 km a nord e a sud di Lodi non la trovi più. Questa è una vera specialità solo lodigiana. Certo che Carlo, quando c'è da parlare di formaggi, è avvantaggiato. Questo non l'ho capito, forse stava formaggi, cioè a favore di Maggi o... Chiedilo a Carlo come mai. Ci sono tante cose belle nella vita, giusto? Tranne la politica, ovviamente. Le prime tre? Beh, la politica io la metterei tra le tre. Politica, amicizia? Viaggiare. Viaggiare. Cibo, sesso, amicizia. La famiglia, il mio gatto e gli amici. La
famiglia, il gatto e gli amici. Di chi manca? Scotti? La famiglia, l'amicizia. La sua o la tua? La mia, la, in generale. La famiglia, l'amicizia e il lavoro. Ma tre cose belle? Sì. Le prime tre. Le prime tre. Non è facile. Ma la musica, la lettura e il sesso, dai, quello sì. Io direi libri, vino e salute. In questo momento però la risorsa scarsa sta diventando la salute. Ho più libri di quanto riesco a leggere e ho più vino di quanto il mio fegato possa smaltire. Pietro? Per me la cosa principale è la famiglia, cosiddetta famiglia, e amici che sono proprio ben pochi da anche mettere come numero. E la terza è la vita, da godere finché si può, giorno per giorno, minuto per minuto. Denaro, sesso e potere, in che ordine li mettete? Roberto, noi napoletani diciamo cum mannare è meglio che fottere. Ah, quindi il potere. Beh, sesso, denaro, potere, potere. Concordo. Concordi? Non so, per denaro, potere, pari merito al secondo posto. Denaro, potere, sesso in quest'ordine. Denaro, potere, sesso. Puoi mettere come vuoi, una non esclude l'altra. Grazie. Per restare in tema tipo, non dico ultima cena, se no Malvestiti mi scomunica, ma se doveste cenare con Dio avete a disposizione una domanda. Io gli chiederei se sul figlioque abbiamo ragione noi o c'hanno ragione gli orientali. Lo Spirito Santo discende solo da Dio o anche dal Figlio? Sono 1000 anni che discutono e abbiamo anche fatto uno scisma. Ammazzate, si vede che sei bocconiano. Prossimi? Pietro? Direi se non ci fosse stata un'altra persona a posto suo, visto che è lui che ci ha creato, è lui che ci ha dato tutte queste indicazioni, poteva rimanere un po' più in vita, ecco questo è il discorso. Io invece imito la tua prima domanda, ma chi te l'ha fatto fare? Vabbè, non è male neanche questa. Beh, sicuramente la giustificazione di molto dolore perché viene creato dal punto di vista sia politico, mondiale che familiare, quindi perché esiste il dolore, la dolore, la sofferenza e le tragedie, evidentemente per uno che crede sono le domande fondamentali che credo si faccia. Io gli direi se è stanco e vuole il cambio non c'è problema. Il momento della potenza pure, è stato offerto. Vabbè, la buttiamo un po' sul ridere. Ma lo precedente non... Ma dopo la domanda su denaro e potere pensavo che non se ne potesse fare una peggiore, invece... Ti ringrazio della stima, ti inviterò ancora. Ma perché, come hai fatto a convincere questo. Tutti della tua esistenza? Che non essendoci... Non tutti, visto che te non ti ha convinto. Appunto, cioè non esistendo, come hai fatto a convincere dell'esistenza? No? Ingegnere? Io invece di una domanda lo ringrazierei. Non farei nessuna domanda e lo ringrazierei. Cioè tu hai contatto con Dio e non gli fai una domanda? No. Le domande gliele faccio tutti i giorni e lui tutti i giorni generosamente mi soddisfa e mi accontenta, per cui non ho più niente da chiedere, ho solo da ringraziare. Che personaggio storico vi sarebbe piaciuto incontrare? Cominciamo da sinistra per par condicio. No, quando hai finito di fare il modello, che personaggio storico ti sarebbe piaciuto incontrare? Scusi, può dire al top model se può rispondere alla domanda mentre si faceva le foto in diretta? Abbiamo fatto la domanda. No, scusa, ero distratto. Dimmi, infatti ce ne siamo accorti tutti. Il personaggio storico ti sarebbe piaciuto incontrare? Robin Hood. Robin Hood. Personaggio storico. Gli avrei dato una mano. Robin Hood, questa è una risposta. Ah, tocca a me? Ma personaggio storico ce ne sono talmente tanti che non è facile sceglierne uno, sinceramente. Federico II io. Ti direi una cavolata, quindi non te lo dico. Winston Churchill sicuramente, perché è un personaggio, come dire, fondamentale nella storia del Novecento, che è riuscito a preservare l'Occidente dall'occupazione, come dire, sconfiggendo il regime nazista, quindi sicuramente Winston Churchill. Io mi è familiare. Nel cognome sottile. Quindi tu con questo cognome pensi di sedurre un sacco di cittadini, ovviamente. No, non solo non David Hume, grande
filosofo e grande economista. Ma sono vere le cose che dice, cioè, perché nessuno le può andare a controllare se dice la verità o... Tra l'altro filosofo scettico, quindi dubitava di quasi tutto, anche che del sole sorga la mattina, non si può essere sicuri neanche di quello, sarebbe piaciuto anche a te. Pietro? Chi ha detto? Giulio Cesare, se fosse ancora in vita, vedere Roma come ridotta, con tutti i problemi che abbiamo, potevamo avere qualche cosa in più. Invece se doveste interpretare il ruolo di un personaggio di un film? Bello, bella vuoi? Questa cena, tutti sorridenti, allegri, tutti in silenzio, muti, non sorride nessuno. Cioè, nel senso, piacerebbe essere Rambo, che ne so. Han Solo in Guerre Stellari. Peccato che era un po' solo, però. Io Tony Curtis in A Qualcuno Piace Caldo. Così faccio Marilyn. Ma c'eravamo arrivati anche, cioè voglio dire. A me piacciono i film di Nanni Moretti, quindi Nanni Moretti in Bianca, che si innamora perdutamente di Laura Morante. Bellissima. Sono tutto innamorato di Giovanni Paolo II. Quindi vorresti essere Giovanni Paolo II in che film? Il film che hanno fatto per Giovanni Paolo II. La sua vita, rappresenta un secondo della sua vita, non tutto il film. Tutti Ferdinando II, Giovanni Paolo II, ma il primo non gli interessava a nessuno conoscerlo. Il primo non l'ho fatto in tempo anche studiarlo, ma il secondo l'ho vissuto e ho dei bei ricordi. Allora, a me piace molto il film L'attimo fuggente, quello con Robin Williams, quindi Il capitano mio capitano. Ho capito. Faccio l'ultima domanda e poi passo la palla a Pallavera. Credo che mi toglierà il saluto dopo stasera. Anche noi, eh. Mi fa piacere avervi conquistato come... È la tua ultima cena. Esatto. Le tappe fondamentali della vostra vita, quali sono state? Tipo il motorino, queste cose qua. Due tappe. La prima volta che ho fatto Babbo Natale, a mia sorella, e quando sono andato in Erasmus, che è cambiata la mia vita. La domanda è impegnativa. Ma io quando ho preso 28 di analisi 1, che ho capito che potevo contare su di me. Ma sì, grazie. E poi un altro momento quando ho subito una rapina a mano armata, che vedi la persona che ti punta una pistola e pensi quello che potrebbe succedere, che capisci l'importanza della vita. Te non mai rapinato, mai fatto una rapina tu? No. No, non si sa mai nella vita. No, dicelo. Assolutamente. Ma tappe fondamentali, boh. Quando ho scoperto che Babbo Natale non esiste, ad esempio, quella è stata una... Non tappa ero io il tuo Babbo Natale. No, mi dispiace, ma... Sono proprio d'accordo, è bello. Quindi questa è stata... Ma non lo so, ce ne sono tante, sicuramente, probabilmente collegate alle proprie passioni. Faccio l'arbitro di calcio da 27 anni, cosa che non aiuta a acquisire consenso, ma sicuramente la prima partita me la ricordo perfettamente, quindi questa è stata... E poi chiaramente le tappe... probabilmente più dolorose, anche quelle sono tappe che aiutano a crescere. Quando ho perso mio padre sicuramente è stata un giorno che non mi dimenticherò. Uscivo fuori da un paese comunista, come erano i tempi Albania, che avevo 18 anni, e arrivare oggi, che sono 27 anni che sono in Italia, perciò il tempo di permanenza in Italia è superiore a quello in Albania e sono due mondi completamente diversi. E a giorni faccio 27 anni in Italia. Ma adesso il permesso di soggiorno ce l'hai? Non credo, rimaniamo tutti illegali. Però siamo bianchi fondamentalmente, ci tengono bene. Per me l'esperienza fondamentale sono stati gli scout. Ero un bambino timido, chiuso, un po' viziato, mi ha portato a aprirmi agli altri e mi è rimasto questo spirito di servizio e di apertura agli altri, che questa mi è rimasta. Per me è una tappa fondamentale. Manco io. Gendarini ha detto che gli piaceva fare lo scout, avete sentito? Sì. No. Manca lui, eh? Manco io. No, manca anche la Casanova, eh? Ah no, allora fai, Sara. No, vai. No. Prima le donne. Prima gli Inge. Prima gli Inge e poi... Poi gli archi. Allora, vado prima io. Una delle tappe è stata sicuramente la laurea. Da lì ho capito che ero diventato grande. L'altra è stata la malattia di mio padre. Quindi vedere come mio padre ha affrontato la sua malattia e come tutte le prove a cui è stato sottoposto sono state affrontate con una grinta da guerriero.
Dopo... Io a 3 anni ho acceso la mia prima macchina e ho disfatto la prima 500 dei miei. A 3 anni? Beh, interessante. Però precoce. Precoce. Abbastanza precoce. Voglio dire, beh, c'è gente che ci mette la vita per farsi la patente, no. Tu proprio. No, no, io subito. Disastrosamente precoce. Direttore, prego, sì. Si metta pure lì a capotavola, per favore. Le tre cose più importanti, secondo voi, che bisognerebbe fare una volta diventati sindaco o sindaca? Vi lascio la scelta e la possibilità di dire nei primi 5 giorni, nei primi 24 ore le tre cose più importanti sono queste, oppure nei 5 anni le tre cose più importanti sono queste. Ecco, avete l'opportunità di indicare ciò che più vi confà. Se non avete nulla in contrario, poiché alle 21, quindi ahimè sono le 21.05, Gendarini deve andare via. Avrebbe dovuto alle 21, avrebbe dovuto essere già altrove, io gli lascerei la parola se non avete nulla in contrario. Ok? Non basteranno i primi giorni, ma ci vorranno i 5 anni, però una cosa semplice, partire subito, sottopassaggio, raddoppio del sottopassaggio di Vianino Dall'Oro. I 3 milioni ci sono, si tratta di accordarsi con le ferrovie sui tempi e come farle. Poi mi piace molto il tema che abbiamo messo nel nostro programma, che è questi 5 parchi cittadini, Pulignano, Spina Verde, Isola Carolina, i giardini che rifatti come oggi sono una bellezza e sono uno dei punti nevralgici della città, e il quinto è il Bel Giardino. L'altro è il programma, l'attenzione che ho messo al lavoro e il marketing territoriale, attrarre lavoro qualificato per la città di Lodi, perché abbiamo giovani molto qualificati che fanno scuole d'eccellenza e devono trovare lavori d'eccellenza. Ok, grazie mille. Quando dottor Gendarini volesse lasciarci è liberissimo di finisco farlo. Finisco il vino e poi vogliamo, vi lascio. Non perché vogliamo cacciarlo via, non perché ci auguriamo che gli altri ne dicano di tutti i colori con dottor Gendarini nel momento in cui ci lascerà, anzi tutt'altro. Chi vuole rispondere adesso senza nessun problema? Scotti, che è qui vicino. Prego, Scotti. Sono pronto. Quello che vorrei fare io e che venisse ricordato alla fine del mio mandato quinquennale è l'aver cambiato la mentalità. Buona continuazione. La mentalità e l'approccio dei lodigiani nei confronti di chi li amministra. C'è bisogno di cambiamento, c'è bisogno di cambiare il rapporto tra i lodigiani e i loro amministratori. Quindi questa non è un'opera concreta, ma sarebbe una vera svolta. Mettere persone competenti all'interno dei ruoli che contano per poter cambiare le cose. Poi ci sono invece delle azioni concrete. Sicuramente la prima cosa da fare, quanto a urgenza, è rimettere in sesto la piscina della Ferrabini, che è chiusa per evidenti mancanze dell'amministrazione che ci ha preceduto. Bisogna ripensare al verde, nel senso che l'Isola Carolina, in quelle condizioni che vediamo tutti i giorni anche sui giornali, non possono rimanere così. Tutti i parchi cittadini devono essere manutenuti correttamente. Le immondizie devono essere tolte dalla strada. Tra le infrastrutture, la più importante da fare, e ho finito, tra le infrastrutture, il collegamento dell'università al centro della città. L'energia sostenibile e le azioni contro il cambiamento climatico, l'adattamento al cambiamento climatico, quindi quella è una parte centrale del nostro programma, quindi sia fare in modo di ridurre le emissioni di gas serra, ma anche quando ci sarà l'ondata di calore, fare in modo che la città sia pronta a reggere temperature molto alte. La seconda cosa, anch'io sul sottopasso, ma non fare sottopasso, che quella è una cosa ormai scontata che si fa, ma fare in modo, come abbiamo scritto nel programma, di far sì che quando si chiude il sottopasso per poterlo allargare, ci sia una strada alternativa, che noi abbiamo previsto una pista ciclabile che passa dove adesso ci sono i gradini di via San Colombano, perché altrimenti la gente in bicicletta deve fare un giro pazzesco e molto pericoloso. Quindi io mi occuperei più che altro di, da subito, con il ribasso dei soldi dell'appalto del sottopasso, fare la via alternativa. E come terza cosa, nei 5 anni penso che una sfida è quella di reggere i bisogni, cioè di riuscire a soddisfare i bisogni crescenti delle persone che hanno bisogno, persone magari che fanno fatica anche a manifestare i bisogni,
però in questo momento di crisi bisogna non lasciare nessuno indietro. Ecco, questo penso che sia un compito molto impegnativo che vorrei riuscire a fare nei 5 anni. Manutenzione ordinaria della città, che in questi anni è mancata. E come l'abbiamo visto tutti, Lodi ormai è abbandonata a uno stato di degrado soprattutto delle periferie, e quindi questa situazione va ripresa in mano. Chi ha amministrato ha pensato alle grandi opere e non ha più pensato alle piccole opere che servono ai cittadini. La seconda cosa è la manutenzione delle scuole. Da anni non vengono fatte. Settimana scorsa, per dire, ho visitato una scuola che ha una biblioteca chiusa da anni perché non arrivano 600 euro dal comune per cambiare i vetri delle bacheche, delle librerie di questa biblioteca. 600 euro è il costo di una sedia che c'è nella biblioteca laudense. La terza cosa penso che sia trasparenza e partecipazione. La mancanza di trasparenza, abbiamo visto gli effetti che ha prodotto in questi anni, e il fatto che siamo a cena qua stasera e non tra un anno è anche l'effetto di questo. Partecipazione, perché i cittadini sono stati lasciati fuori, inascoltati in questi anni, e lo stesso è stato fatto con tutte le forze di opposizione, quindi non vorrò fare questo. Mi stupisce sentire parlare certi candidati, ad esempio, della piscina Ferrabini, perché quando c'era da lottare per farla riaprire io non li ho mai visti lì, non li ho visti firmare, non li ho visti raccogliere le firme, non li ho visti parlare con i cittadini, e questo è un dispiacere che poi in campagna elettorale si salti fuori tutti a battagliare. Ma sicuramente che il comune torni a fare quello per cui è deputato, quindi sicuramente bisogna mettere a norma le scuole, ce n'è una che è andata a fuoco, che è la Don Milani, il palazzetto, il teatro, la Dossenina, cioè concentrarsi non tanto sui voli pindarici, sui grandi sogni che sono importanti, ma davvero l'ordinaria amministrazione, e quindi appunto la messa a norma perché possano esserci delle strutture che peraltro sono tutte di proprietà del comune, assolutamente sicure, e che non debbano, per poter essere aperte tutte le volte, necessitare di una deroga del politico, in questo caso il sindaco, oppure del commissario, che la deroga del tutto legittimamente non la concede. Quindi bisogna tornare alla normalità. Sicuramente occuparsi in maniera seria, continuata, del problema dei rifiuti. Io non sono uno di quelli che ha contrastato in maniera prioristica il porta a porta, per un motivo molto semplice. È ovvio che la raccolta differenziata dovrebbe essere un obiettivo di qualunque amministrazione, per un motivo molto semplice, perché l'alternativa è la costruzione di un inceneritore. Credo che il nostro territorio di inceneritori non ne abbia bisogno, abbiamo già un inquinamento e un'incidenza delle malattie piuttosto elevata, quindi l'unica cosa è migliorare il più possibile la raccolta differenziata. Quindi è stato fatto con il porta a porta, in maniera coercitiva, in maniera problematica, insomma bisogna proseguire migliorando sicuramente il servizio, per esempio ritornando anche a rimettere piccole cose, i cestini nelle strade. Sono stati tolti in alcune zone perché c'erano degli incivili che li utilizzavano come una sorta di discarica personale. Sicuramente arrivare alla raccolta notturna è sicuramente eliminare le campane del vetro, che oggi sono semplicemente dei collettori per gli incivili. E poi sono d'accordo con Massimo, sviluppare il più possibile la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica e alla consapevolezza di quanto accade in comune. Il comune deve tornare ad essere una casa di vetro di cui i lodigiani sono orgogliosi, e quindi noi abbiamo ipotizzato anche una cosa molto semplice ma innovativa, degli emendamenti partecipati alle delibere di giunta e di consiglio che possano essere derivanti da, insomma, delle proposte dei cittadini. Quindi trasparenza e partecipazione sicuramente. Io l'ho vissuta, e poi chiudo, su 8 mesi dell'anno scorso in cui abbiamo girato la città incontrando i lodigiani, e c'è voglia di partecipazione e di confronto. E la quarta, ma non c'entra niente, se riuscirò a vincere garantisco che dureremo 5 anni. Non è la norma a Lodi da almeno 2 mandati. Io, direttore, chiedo di aggiungere una cosa, oltre alle 3 che dirò. L'ascolto, perché in questi anni è mancato l'ascolto da parte delle amministrazioni precedenti, e credo che un'amministrazione, qualsiasi politico, o comunque che qualsiasi persona che voglia fare politica, debba innanzitutto saper ascoltare le persone, i propri cittadini. E da lì parto con le 3 cose che voglio fare. Pulizia, sicurezza e una città più viva. Pulizia, perché in questi anni abbiamo avuto un sistema di raccolta porta a porta che ha generato qualche problema, e a mio modo di vedere è da rivedere.
aumentando le isole ecologiche, dando incentivi ai cittadini che fanno la raccolta differenziata, perché recentemente è stata anche aumentata la Tari e qualche problemino forse dobbiamo chiederci perché. Scarso servizio e aumenta le tasse. Direi che invece bisogna riequilibrare questa partita e anche una tariffazione ovviamente puntuale. Ci siamo inventati una campagna incentivante dove appunto invoglia il cittadino a differenziare, magari andando a conferire il rifiuto alle isole ecologiche con la carta servizi, e ottieni dei punti che puoi andare a spendere per esempio nei negozi accreditati o che vogliono risultare eco-friendly e aderire a questa campagna, oppure abbassando la Tari. Questa è una scelta che un cittadino può fare. Sicurezza, perché non esiste che nei nostri parchi pubblici siano gestiti e non siano più usufruibili dalle famiglie, dai nostri nonni, dai bambini, ma siano alla mercé di chiunque, sporchi, dove c'è gente che, scusatemi se siamo a tavola, ma urina anche in pieno giorno, e questo non esiste assolutamente. Terzo, una città più viva, perché tutti si lamentano che Lodi è una città morta, è vero, vanno tutti a Crema, è vero, dobbiamo fare molto di più, dobbiamo mettere più forza in campo, deve esserci più dialogo tra l'amministrazione e tutte le realtà, le associazioni di categoria piuttosto che le associazioni culturali, dobbiamo mettere in rete il nostro patrimonio storico, artistico, culturale, rilanciando la nostra città, facendo venire più gente che può generare banalmente più indotto e quindi più lavoro. E di bellezze a Lodi ne abbiamo veramente tante, non abbiamo da invidiare nessuno. Questo credo che sia la cosa più concreta, partire da quello che abbiamo e che non è magari stato fatto negli anni passati, e tornare veramente a dare a Lodi la dignità che da cittadina lodigiana credo meriti e che i cittadini lodigiani vogliono. Concretezza e onestà. Pietro? Tocca a me. Allora, divido in tre pezzi, in tre tronconi per arrivare in cinque famosi anni, perché sarebbe troppo buttata così, allora cerco di essere molto più preciso e molto più tagliente. Devo ringraziare Giuliano Cominetti che mi ha dato l'opportunità di essere qui e di rappresentare lei e le sue idee in quello che noi crediamo e quello che vorremmo fare. Come prima cosa, una volta, sperando sempre in buon Dio, vincendo le elezioni, la prima cosa che si fa subito un accordo o perlomeno una tavolata come questa di oggi con tutti altre forze politiche che hanno partecipato con noi. Perché noi, sì, è vero, potremmo rappresentare Lodi perché vinceremo le elezioni, ma non siamo solo noi che possiamo gestire Lodi, cioè con l'aiuto di altre forze politiche, come stasera, con il sorriso, con le idee che ognuno mette sul tavolo, riusciamo poi magari a sviluppare tante cose che come dicevano prima anche i nostri colleghi, è mancato nel passato di Lodi. Cioè, deve essere sempre sorriso, ascolto. Questa è la prima cosa subito in un minuto. Il giorno dopo si unisce in un'assemblea per tutte le forze politiche e si mette su un tavolo. La cosa principale da fare in giro di sei mesi, ma proprio in sei mesi, diciamo che questo punto d'ascolto che noi apriremo dovunque chi si trovi, un piazzale Boreto o dovunque chi si trovi, sarà un punto d'ascolto per ascoltare anche chi proprio veramente ha bisogno di essere ascoltato per le cose minime. Cioè, il rubinetto che perde una signora anziana, un'ipotesi, è una cavolata, però lì dobbiamo dare subito un interventino a costo zero a una signora che ha fatto la pratica, che non si trova per le case popolari o non ha un'idea a chi rivolgersi, a chi cerca, per dire, un plateale da prenotare per una mostra, per un evento pubblico, concerto, musicale, storico. Dobbiamo essere pronti a dare una risposta al cittadino, che così Lodi non venga meno a questi eventi che, purtroppo, come diciamo sempre, Lodi è morta, gli altri sono avanti. Tagliamo la burocrazia in primi sei mesi. Ma mentre questi sei mesi passano, un'occhiata veloce veloce bisogna dare subito sulla sicurezza. Tutti i bivacchi che ci sono, sui parcheggi, sui giardini, è una cosa veramente vergognosa presentarsi a Lodi oggi, perché questi ragazzi, per amor di Dio, sono io che rappresento loro, non è il colore che rappresento, ma sono io il cosiddetto rifugiato, cosiddetto extracomunitario oggi che parla,
no? Oggi rappresento a loro, ma nessuno mai, almeno nei miei tempi, si è permesso a chiedere i soldi, chiedevamo il lavoro. Ecco, chiedevamo il lavoro, i soldi non saranno mai dati a nessuno. E questa gente qua si mette il cappellino in mano per chiedere i soldi. Non esiste, da mangiare ce l'hanno, diciamo, le società di accoglienza ci sono, quei poche moni che loro prendono riescono a prendersi, perciò non esiste proprio che questi signori qua si presentano e vanno a disturbare le persone anziane, famiglie e tutto quanto, come diceva anche Sara prima, che si mettono a fare dei gesti fuori dal normale. E questo non entra nel normale in una città come Lodi, non può esistere. E questo entro 6 mesi e un anno. Dall'anno dopo, sempre non dimenticando poi il turismo, che è la cosa più importante nell'Odigiano, che ti si apre il cuore, che noi domenica nella nostra piazzetta Broletto, nel nostro ufficio, chiedevamo, signori, siete di Lodi? No. Dove? Brescia, che bello. Siete di Milano. Cioè, capisci che veramente il turista passa, ma va accolto. E come va accolto? Con le strutture. Quale sarebbe la struttura più adatta? Sarebbe lungo l'Adda, sviluppare questo fiume che è così bello, così particolare, che la natura ci ha regalato, e sviluppare in un modo corretto, non fraudolento, con le strutture magari in estate facciamo un angoriero, yogurteria, delle cose, ma che la gente che si possa mettere con le strutture anche per i camper, che uno che ti passa da Lodi per andare a Milano, che passa da Lodi per andare a Piacenza, che vuole fare tutte per andare verso il mare, Rimini e Riccione, se vuole farsi una tappa a Lodi, abbia giusto una struttura vicino all'ospedale, dove c'è la pista di atterraggio di elicottero, quella parte lì, con le strutture di camperaggio e i suoi, diciamo, discorso dei sanitari, che loro abbiano veramente tutto, le piste ciclabili si possono allungare, e questa è la cosa, diciamo, sul turismo. E la cosa subito, mi scusi, mi aggiungo del giorno dopo, avere wifi per tutto Lodi. Wifi è una cosa che è vergognosa, che un cittadino, un studente, visto che dobbiamo accogliere anche, diciamo, tutti questi ragazzi universitari, che sarà un numero di 1000, 1500, 300, 100, ma dobbiamo dare questa possibilità che questi ragazzi vengano dentro nel cuore di Lodi, nelle biblioteche di Lodi, svilupparli con dei orari precisi, con le strutture accoglienti. E soprattutto parliamo anche di un'università, che questa università che sia come per turismo una cosa per sviluppare Lodi, ma anche per veramente dare un sviluppo, incentivare la gioventù a Lodi e dare un po' di forza serale, culturale, tutto quello che vogliamo. E la cosa, l'ultima che voglio fare, è le associazioni. Le associazioni sono la cosa più importante, sono quelle che mandano veramente tuttora, che noi ringraziamo personalmente, Nym del Borg, che siamo lungo l'Adda, siamo vicino al borgo, e l'associazione di sport, tutte le categorie, sono loro che veramente stanno facendo sforzi disumani per mantenere viva Lodi. Ecco, non dico altro. Vi ringrazio davvero, una bella apertura di idee diversificate che denotano comunque che avete in pugno la conoscenza dei problemi della città. Mettendo insieme tutto ciò che avete detto, dimostrate davvero questo aspetto importante, che non è da tutti. Grazie, grazie. Grazie di cuore, grazie. Uno di voi vincerà sicuramente. È possibile che chiami nella sua maggioranza uno dell'opposizione? Cioè che gli dia un ruolo importante? Ma quanto mi riguarda, sia in fase... So che arriverà la battuta, ma sia in fase attiva che passiva, nel caso non di te mancato, la faccio perché mi brucio tutte le battute, quindi nel caso di mancato apparentamento, no, cioè rispetto nei confronti degli elettori, vuol dire, se perdi le elezioni e non hai fatto l'apparentamento, stai all'opposizione per 5 anni, sì, proponendo le tue cose. Se sei in maggioranza, non cerchi di blandire l'opposizione, certo, cercando di portartela all'interno. Però l'elettore questa sera ha capito che comunque tra di voi, e nonostante sia dalla parte opposta, se c'è del buono, non è escluso che possa far parte. Ma infatti nei contenuti, secondo me, che bisogna andare poi a lavorare. Cioè, nel senso, quando in consiglio arriva una proposta buona, anche se arriva dall'opposizione, va bene. È buona all'80%, si tenta di migliorarla e di correggerla. Mi sembra che in questa campagna elettorale c'è un molto rispetto fra le persone, un clima di cordialità tra tutti. E questo penso che sia una cosa positiva. Ma anche perché noi non vediamo gli effetti delle azioni, cioè poi quando sei in consiglio comunale che vediamo delibera o una votazione che ti dice no, così no, allora magari il rapporto un pochettino lo guasti. Per adesso stiamo parlando di cose un po' teoriche, al di là del, insomma, di scontrarci sui contenuti, però si riesce a sorridere, si riesce a confrontarci sulle cose. Siamo molto diversi. Quindi abbiamo e rappresentiamo idee completamente diverse. No, anche se no, un po' diverse. Tra me e te ci sono un po' di differenze. Sì, però non tutti. Anche tra me e Sara ci sono un po' di differenze.
ci sono sicuramente, c'è una generosità da parte di queste persone a mettersi in gioco che è indubbia, c'è una stima personale, ma credo che i programmi che proponiamo, l'idea di città che proponiamo è sostanzialmente diversa. Pietro, dicevi? Dicevo che purtroppo ci sono dei partiti che danno in ordine dai NATO e c'è chi deve eseguire sul territorio. Noi non abbiamo partiti, abbiamo un nostro programma, però con il nostro programma noi vogliamo dare veramente un'occhiata a tutti, credimi, i discorsi di prima che abbiamo fatto, abbiamo detto guardi, chi si presenta con un programma non è che lo inventa così per puro caso e pura fantasia, qualcosa di veritiero c'è dentro, va visto veramente con attenzione qualsiasi caso, che sia Sara Casanova, Lega Nord, PDL, PD e le altre liste civiche, noi siamo veramente aperti a 36, cioè 360 gradi, 24 ore su 24 ore, perciò tutto va visto, tutto va rivisto, tutto va magari, ovviamente come dicevano prima anche i signori, tagliato, se c'è un pezzo che a noi non va, non si approva, capisci? Però perlomeno cercheremo di seguirli finché si può, ecco. Io credo che il rispetto delle persone, sia che siano esse avversari, compagni di viaggio, amici, rivali, tutto quello che vuoi sia la base della vita e dell'esistenza delle persone. Messo chiarito questo, credo che il mio obiettivo, e per questo che mi sono messa a disposizione nella mia città, sia scardinare i 20 anni di malamministrazione di Lodi. Detto ciò, vinca il migliore, e lo dico in tutta onestà, ma vinca soprattutto la persona migliore per portare veramente Lodi alla dignità e al riscatto morale che questa città si merita. E a me girano le palle, scusatemi, da dire, però mi girano veramente le scatole vederla trattata così come l'hanno trattata in questi anni. E questa è la reale motivazione per la quale mi sono messa in gioco. Mi piacerebbe che i presenti potessero dire in maniera assolutamente trasparente quello che dico io in maniera chiara. Io non andrò mai col PD, quindi non ci sarà nessun apparentamento né precedente né successivo alle elezioni con il centro-sinistra e quindi con Carlo Gendarini, non tanto per la persona che rappresenta, ma per quelle, come dire, le amministrazioni precedenti che rappresenta. Quindi per quanto mi riguarda, lo dico già subito, non ci sarà alcuna possibilità di collaborazione istituzionale di maggioranza col Partito Democratico. Mi piacerebbe che, come dire, arrivassero garanzie anche dagli altri. Ma rilancio io. Credo che Murat Murat abbia davvero chiarito. Esatto, non rilancio solo col PD, ma anche con la coalizione di centrodestra. Non ci alleeremo mai. Noi corriamo da soli perché crediamo che le nostre idee siano valide e abbiamo poco da spartire in termini di alleanze politiche con altri gruppi, altri partiti politici. Non avrebbe senso apparentarsi nel momento in cui presentiamo un programma che è sostanzialmente diverso a quello della coalizione di centrosinistra su molti punti importanti. Al di là della stima personale che ci può essere con molte persone del PD, la nostra scelta è chiara di fare cioè se avessimo voluto fare una cosa col PD l'avremmo già fatta, quindi da quel punto di vista la nostra decisione è già presa, io l'ho dichiarata quando me l'hanno chiesto in intervista, l'ho sempre dichiarato, cioè non mi sembra neanche una notizia, ecco, penso che da come abbiamo svolto la campagna elettorale si capisce che non ci sono proprio spazi per questo, non penso che neanche loro se l'aspettano, tanto che ti devo dire sinceramente in questi 2 mesi non c'è stato uno che mi ha detto ma dopo facciamo l'apparentamento. Ti dico, non, cioè, veramente il fatto che non te lo chiedono neanche è un segno, ok? Quindi anche perché sanno come la pensiamo, cioè veniamo da una storia di 2 anni di consiglio comunale all'opposizione. Perché noi siamo nati come lista civica anche esclusivamente qua, perché abbiamo bisogno di alternanza, no, perché le persone che hanno governato questa città per 20 anni riteniamo abbiano fatto danni di ogni genere e riteniamo che in quelle stanze ci debba essere chi va lì dentro deve avere un rispetto per quei luoghi che queste persone non hanno più e hanno dimostrato di non avere. Riteniamo che debbano essere distrutte legami e clientele che hanno fatto il danno di Lodi, quindi sicuramente anche da parte nostra puoi stare sereno, apparentamenti con il PD non ce ne saranno per nessuna ragione.
sapremo l'11 cosa succederà, sicuramente PD mai. Carlo magari lo portiamo da solo e gli altri li lasciamo di là. Pietro? Il discorso è che sono 7 candidati sindaci, le forze diciamo in campo, quelle diciamo potenti, ragionando su anche nel valore nazionale delle forze, qualcheduno, onestamente parlando, e sentiamo dire no, 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 ma alla fine faremo i conti, perché anche noi abbiamo il nostro progetto e non si allieremo con nessuno. Ma il discorso è che, essendo tante liste civiche, ora avremo la fortuna di aver lavorato bene, aver convinto benissimo il cittadino e ci troviamo lì veramente a dirigere, a vincere, a gestire una città, o altrimenti dobbiamo veramente vedere. Cioè, questo è prematuro da parte mia, perché non tocca a me a parlare di un gestione, di un coalizione, ma fino a ieri o fino a oggi nessuno è venuto in mente di fare una coalizione con nessuno. Stefano Caserini un minuto fa diceva che il Movimento 5 Stelle al ballottaggio non fa apparentamenti con nessuno. Ma per quello che so io, il Movimento 5 Stelle, quando va al ballottaggio, non sostiene mai il PD. Anche questo è abbastanza storico. E mi pare anche di capire che qui tutti parlano di necessità di alternanza. Non c'è Gendarini, non c'è la Cominetti, ma c'è il suo rappresentante. Io vi volevo chiedere, qual è il vostro difetto principale? Quindi? Io credo uno dei difetti, che tantissimi che ne ho, è la rigidità, probabilmente, nel senso che se in certi momenti. Sì, dipende, nel senso che perché se, come dire, se credo in determinate cose e non accetto altre, difficilmente riesco a essere malleabile, ecco, mettiamola così. Alle volte probabilmente un filo più di diplomazia potrebbe servire, questo poi ce ne sono tantissimi. Questo dal punto di vista politico forse. Anch'io, simile al suo, penso di essere testardo, è un difetto magari in alcuni casi, in altri penso che sia un pregio, ti permette di essere determinato e andare avanti su una cosa senza mai mollare. L'impulsività. Laconico proprio. Ah sì, nel senso che. Se no si incavola e quindi non potrebbe che essere laconico. No, soltanto che dovrei riuscire a rimanere più freddo e più controllato, a volte mi arrabbio. E io purtroppo le ho tutte, sia l'impulsività che una certa rigidità e quindi una poca disponibilità nel cambiare la mia idea quando sono convinto che sia quella giusta. Io ho un sacco di difetti, però quello che mi criticano più di gli altri che sono troppo maniaca della precisione. Ah, proprio. Sono così. Pretendo tanto da me stessa e pretendo tanto dagli altri. Pietro? Il mio problema è che cerco di essere dappertutto con tutti per aiutarli. A volte si ci riesce, a volte no. Perdo il tempo, cioè del mio tempo, ma ne metto a disposizione di qualche altro. Questo per te. Tu hai qualcosa da dire o devi farti fare qualche foto? Guarda, ho appena sentito una battuta dal mio amico Stefano a proposito dell'umido. E mi è venuto in mente che in casa mia io sono immediatamente prima dell'umido. Quindi tutto quello che c'è sulla tavola finisce davanti a me. E siccome non si butta via niente, io la devo mangiare. Niente, cosa butti, dai. Ma adesso vi racconto, giusto per ridere, che cosa è successo 15 giorni fa. C'era la mia figlia piccola che aveva la febbre, ma la tachipirina da 500 era troppo. Mia moglie ha spaccato in due la tachipirina. Metà te la sei mangiata pur di non buttarla. Ha dato la tachipirina 250 a mia figlia. Poi mi chiama e mi fa: oh Luca, vieni un attimo qua, apri la bocca. Io ho aperto la bocca, ma ho infilato in bocca la tachipirina del 250. Ho detto: scusa, ma io sto benissimo. No, dai, non fa male a nessuno, un po' di tachipirina. Beh, allora io qua faccio una promessa elettorale, ti dimezzeremo l'Atari, a te e a tutta la famiglia. Grande, vedi che lo meriti. Cioè, puoi dire veramente, sinceramente, per chi voterai?
Io sono di Porto Gruaro, sono residente in Veneto. Non fa niente, se tu dovessi votare a Lodi, perché... Se io dovessi votare, guarda, finisco il gelato, poi te lo dico, Ci mancherebbe che rispondesse. Ti tocca non mangiare il gelato. Darei tutta la stima nei suoi confronti. Ti sei vinto. Beh, visto come mi hai risposto, stima non neanche ne avevi tanta, finora, però vabbè. Volevo che mi raccontaste il vostro primo bacio. Quanti anni avevi tu il primo bacio, te lo ricordi? Cioè hai pagato o era comunque... No, sono solito. No, nel legato, senso che magari... Liberale, nel senso che assolutamente è legittimo. No, dai, te lo ricordi, a parte gli scherzi. Ma no, sinceramente non sono... su questi argomenti sono assolutamente timido. Non mi piace parlare di queste cose. Cose personali sì, l'intimità preferisco. Preferisci non rispondere. Tu il primo bacio ti è costato altri due figli prima o... No, io se volete vi dico che ricordo con precisione dove è stato il mio primo bacio. All'Isola Carolina. In un'Isola Carolina completamente diversa da quella di oggi. Non voglio riprendere discorsi politici. Però a quell'epoca c'erano le caprette, l'asinello, il pappagallo. Heidi? No, Heidi no. Però era lì. Era capretta. Hai baciato Heidi. Tu Sara te lo ricordi? Certo. Era un mio compagno di scuola delle elementari. È stato un bacio a stampo. Ah, così? E per l'imbarazzo, era sotto casa mia e all'epoca ho abitato per 5 anni a San Martino in strada. Sono scappata di corsa in casa. 13 anni. 13 anni. Sì. Una bellissima ragazza, che poi non so che fine ha fatto. Un giorno spero di rivederla, ma non per il primo bacio, ma giusto così, per la sorte della vita. Non è tanto per il primo bacio quanto la sorte della vita, cosa ne ha riservato. Vi ringrazio tanto, è stato un piacere per me, spero che per voi. Abbiamo cenato anche molto bene.